Vesus Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesus Concept Food è braceria, pizzeria, burgeria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesus Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesus Concept Food, Casoria. Era del Napoli continua il suo momento magico. Batte la Juventus per la seconda volta in una settimana. Dopo il successo a Vinova e rigori in Coppa Italia, si vince anche in campionato. Finisce 2-1 a Cercola e si chiude così una settimana strepitosa per i colori azzurri nelle sfide con la Juventus. Il Napoli disputa un ottimo primo tempo, costruisce la vittoria con l'approccio alla gara. Al terzo minuto Rossi spreca la palla del vantaggio. Da buona posizione trova la risposta di Daffara. Il gol è nell'area e arriva all'ottavo minuto. Lo propizia l'ex Genoa Sali. Realizza Alaustei con un tiro di sinistro. Spavone sembra solo sfiorare il pallone. La Juventus reagisce all'undicesimo con una giocata di Nonge che colpisce la traversa dalla lunga distanza. Quando attaccano, i bianconeri sanno essere pericolosi. Al 25esimo Nicola Turco realizza un'azione personale, salta due uomini e va al tiro. Il pallone termina al lato. Sali è in condizione, il suo cambio di passo è un'arma. Daffara respinge il suo tiro sul primo palo. Il Napoli attacca ancora. Al 32esimo Barba cerca la porta con un tiro beffardo, devia Daffara in corner. Il Napoli raddoppia al 40esimo, bella l'azione costruita dagli azzurrini, ancora Sali e l'uomo assist. Spavone realizza il suo sesto gol stagionale. Al 42esimo la partita potrebbe indirizzarsi ancora di più verso il Napoli. Brutto intervento di Doratiotto su Alaustei. Potrebbe esserci anche il cartellino rosso. L'arbitro non lo ammonisce nemmeno. Nella ripresa la Juventus cresce, ma al 53esimo il Napoli va vicino al terzo gol. Il tiro di Rossi, dopo una deviazione, si stampa sul palo. La Juventus mette in mostra la sua qualità. Al 58esimo il Diz avanza verso la porta. Ci pensa Boffelli a chiudergli lo specchio e negargli il gol. Il portiere del Napoli entra letteralmente in scena. Al 64esimo Rui realizza un tiro cross, ma il numero 1 azzurro non si fa beffare. Sul corner stacca l'ex Domanico. Boffelli si oppone ancora. Cresce la tensione per la partita. Al 69esimo viene espulso l'allenatore della Juventus, Montero. Non è l'unico pezzo della vecchia Juve presente a Cercola. Ci sono anche il responsabile del settore giovanile Pessotto e Luciano Moggi. Al 73esimo l'episodio che consente alla Juventus di riaprire la partita. Marranzino intercetta un tiro di Citi con il braccio più attaccato al corpo. Per l'arbitro è rigore, Asa spiazza Boffelli, il pallone bacia il palo interno e si insacca per il 2-1. Boffelli sfodera un'altra parata al 91esimo, sul tiro di Strindong. Il Napoli stavolta non fa come a Milano, tiene il vantaggio e porta a casa tre punti preziosi, può festeggiare la vittoria. La corsa degli azzurrini continuerà venerdì prossimo sul campo della Fiorentina. Settimana.